Buongiorno, colazione. Dicevamo questo, le fettine, c'è anche il miele. E cosa voglio ora? Dai, prendiamo questo alle erbe, questo le frutta aromatica, infuso, ma sì. Alla fine non sono andato a fare la spesa né dal fioraio, quindi è una cosa che devo fare oggi. Quindi adesso faccio colazione, mi preparo, poi devo andare al colloquio, come vi dicevo, e dopo il colloquio penso di andare direttamente dal fioraio o al supermercato a prendere qualcosina. C'era freddo stanotte per qualche ragione, mi sono messo sotto due coperte. È strano perché tipo non si capisce un cazzo con questo tempo, cioè vabbè, ora non voglio diventare lo youtuber che non ci sono più le quattro stagioni, governo ladro, robe così. Però si passa veramente da settimana scorsa 6 gradi, poi ieri pomeriggio ha toccato i 25, 22 la sera e poi di notte ce ne sono 9, cioè si capisce niente. Non si capisce assolutamente niente. Ah, che carino. Comunque questo è il suono del bollitore che sta finendo e quindi adesso ci armiamo di tazza. Sì, lo so, sono la persona meno italiana di questo mondo perché io non mi faccio il caffè, semplicemente. Ma ci sono un sacco di cose che mi rendono poco italiano. Mai fumato sigarette, non bevo più di tanto caffè, cioè lo bevevo al lavoro, ma colazione mai. E anche al lavoro è abbastanza di rado, quindi insomma. Ieri mi sa che ho spinto troppo in palestra sulle gambe, perché ho qua la gamba, il ginocchio destro che mi prude. Cioè, non è che prude, fa male proprio. Quindi mi sa che dovrò andare anche dal fisio. Che sapete, sono quelle cose che io dico ma poi non faccio mai. Cioè, non vado mai. Per qualche ragione, se è una cosa per gli altri, si fa, è importante. Se è per me stesso, prego cazzo. Allora, miele, così poteva essere qualsiasi gusto di tisana, che poi tanto per miele, sa tutto di miele. Boh, ho anche finito la marmellata, se non la piglio non mangio. Devo andare a comprare pure questa. Dicevamo succhi, proprio per fare tipo spremuta. È un botto di tempo che non compro tipo i tortellini, gli gnocchi, queste cose qua. Perché ultimamente, dicevo, sono un'ottima casalinga, quindi cucinare per me non vuol dire solo fare i sughi, robe così, no? Cioè faccio anche la pasta fatta in casa, la pizza, torte, pane. Oramai avete capito la routine. Io che vado in giardino. Allora, l'altro giorno ho piantato, fai vedere, ah, più di così non si può, vabbè, e ho piantato, guardate quanto basilico, perché voglio fare il pesto. E poi, a dire la verità, non è che volevo piantarne così tanto, solo che è successo? Volevo comprare tipo 6 piantine e ho preso 6 vasetti. Poi, arrivato qua, mi sono reso conto che un vasetto equivaleva a 4 piantine, quindi ho 24 piantine di basilico, un po' qua e un po' là. E però potrei fare anche magari dei cocktail, perché qua ho il basilico,
E dall'altra parte qua sono tipo pieno zeppo di menta. Che voi non potete assaggiare ovviamente, però mamma mia, buona. Buona. E quindi ho dovuto mettere, visto che qua come sempre nei giardini ci sono le lumache, ho dovuto mettere le palline tipo anti-lumaca, solo che non avevo letto le istruzioni, quindi ne ho messe, insomma, sono stato molto generoso con le palline, no? Cioè le vedete lì. Poi ho letto le istruzioni dopo averle messe e essenzialmente bisognava metterne 25/40 per metro quadro. Io qua ne avrò messe 200. Questo spazzettino per sta righetta minuscola. Sono quasi in ritardo. Quasi. Bene, sono arrivato. Adesso vado a fare sto colloquio. Niente, ora devo cercare i fiori, le rose. Dove sono? Ho scelto una da piantina del caffè perché c'era la tazza carina. Più che altro avrei preso l'altra, solo che non trovavo vasi carini. Ho detto vabbè, se ne pigliamo questa. Cioè, ma ci rendiamo conto? Regalo, però non sono andato. Oh signora, la porta aperta. Non sono andato a fare la spesa. Io mi faccio una pasta asciutta e una carbonara, anzi, è un sacco che non la mangio. Adesso cucineremo assieme, quindi due uova. Spaghetti ce li abbiamo? Poi vi dico, a me piace cucinare, ma non sono mai stato particolarmente bravo con la carbonara. No, anzi, per niente. Però oggi sarà diverso. Oggi ci siete qua voi e quindi mi deve venire l'ispirazione. Che poi, cioè, partiamo già male, né? La carbonara perché uso la pancetta e non ho il pecorino. Forse ce l'ho. E uso il formaggio grana. Quindi non chiamiamola carbonara, però dai, la carbonara dei poveri. E la farò tipo enorme, voglio ingozzarmi. La carbonara dei porci. Nel frattempo noi prendiamo le due uova. Di queste due uova farò una tecnica importante perché prenderò un uovo intero e l'altro invece sono il tuorlo. Così viene abbastanza corposo. Forse c'ho il pecorino. Fammi sentire. Pecorino. Stavo per dire, io adoro i limoni e i limoni adorano me. Mi ha morso. Perché ci trattiamo bene, quindi ci facciamo un'acqua e limone per pranzo assieme alla carbonara. Yes. Allora, ricordate ragazzi, gli spaghetti vanno spezzati se volete perdere la cittadinanza. Un piattino di pasta, non è tanto, faccio tipo 130 grammi. Oggi voglio stare un po' leggero. Leggero dopo aver preso comunque facciamo acqua, menta, limone.
ha un profumo, ragazzi, che non... Quando manca un minuto alla cottura e tolgo un pochino d'acqua e la metto nella pancetta e faccio cuocere un pochino lì. No, manca più di un minuto. Ok, questa c'è, non è che sia venuta sto granché, sinceramente. Allora, io non so se mi devo vergognare, però tipo ultimamente ho iniziato questo trend di comprare su Amazon le cose un po' da tutti i giorni, no? E purtroppo ho fatto una scelta delicata e ultimamente sto comprando anche il vino. E questo l'ho provato qualche volta e non è che te lo regalino, no? Cioè, su... Alla fine mi costa un pochino di più rispetto ai supermercati, però questo qua non lo trovo qua nei supermercati, è tipo un primitivo apuliano buonissimo, rosso, e ve lo posso solo che consigliare. Ok, ho appena ricevuto la chiamata dall'azienda in questione, mi hanno fatto un'offerta. E ho accettato, quindi adesso mi inviano un'email, insomma il contratto e quant'altro, inizierei il 9, quindi settimana prossima. Adesso, appena ricevo l'email, quindi appena c'è nero su bianco, firma, invio, chiamo l'altra azienda dicendo che dopodomani non vado. E questa è la soluzione migliore, purtroppo, o per fortuna, perché... iniziare là e poi aspettare qualche giorno e poi dire ragazzi, vado via è un po' brutto, almeno adesso così... Non inizio, non ho ancora firmato un contratto, ma solo una proposta e quindi top. Adesso arriva il brutto momento dove devo scrivere un messaggio alla recruiter dell'altra azienda dicendo che non inizierò da loro. E quindi io per adesso ho scritto questo. Ciao, ti ringrazio sinceramente per le tue parole, il tuo tempo e la tua disponibilità durante tutto il processo di selezione. Io ho accettato una proposta che era molto allettante, però poi mi sono reso conto che non era sto granché e quindi faccio un passo indietro. Tanto non hanno ancora firmato un contratto, ho solo firmato una proposta di contratto e il contratto lo inizierei da giovedì, cioè giovedì vado là in azienda, inizio a lavorare e lo firmo. Ma non ho ancora firmato e non solo. Vabbè, anche firmarsi ci sarebbe il periodo di prova, ma a livello burocratico da merda perché innanzitutto devi dichiarare agenzia delle entrate, devi dare l'IBAN, ti devono registrare, l'INPS, insomma non è banale. E quindi voglio evitare per solo 2 giorni di lavoro. E due, soprattutto è brutto andare lì e far finta che mi piaccia sapendo che dopo 2 giorni me ne vado. Quindi adesso appena mi invia la proposta scritta l'altra azienda io invio sto messaggio e ciao. Visto che c'è una bella giornata, vado a prendere un po'... Mamma mia. Vado a prendere un po' di soletto da qualche parte. Ok, ragazzi, sto per inviare il messaggio all'azienda e sono un pochino agitato. Speriamo vada tutto bene. Inviata, inviata, ragazzi. Porca puttana. Vabbè. Ha visualizzato. E quindi adesso un po' di relax nei campi e ho dimenticato il telo e quindi al posto del telo noi siamo previdenti e usiamo quello della macchina. Stai in vabbè. Comunque si sta da Dio in questi giorni fuori. Se vi chiedete come mai riesco tipo a fluttuare così è perché c'ho sta roba che si chiama... Santo cielo, mi ammazzo. Come faccio? Ok, one wheel, che è tipo un monoruota elettrico, era famoso in America qualche anno fa, adesso un po' meno. Però è veramente comodo. Ricky sul monopalla. Anche se impari qua, impari ovunque. Questo coso che maestro off-road. Infatti ho messo anche la gomma che la vedi che è un po' da off. Quelle prime era molto piatta. Completamente era un coso da go-kart. Sì, era un concorso da go-kart. Sta qua è più nimble, cioè riesci a girare un po' meglio. Ah, mi ricordo che ci sarei stati fuori.
Ci sta? Sotto polo perché c'è caldo, però dopo la sera, visto che vado a piedi, potrebbe, insomma, non essere migliore qui. Niente, ora non vi porto con me, è impossibile, però ho impacchettato il... Santo Gesù! E nel pacchetto di Abercrombie, perché ovviamente questo piace alle ragazze, e la pianta di caffè. Adesso lei mi ha chiesto se posso portare una stampante, che ci facciamo tipo le Polaroid. E basta, non mi ha chiesto altro. Quindi io adesso parto. Niente ragazzi, sono appena tornato. Sono le... se mi metto qua si vede. Sono... Madonna. Sono le 3. Sono le 3:10 e è stata tranquilla. Alla fine, bel compleanno, molto carino. Mi sono ingozzato di torta e gin tonic. Ora vado un po' a sanare la situazione con dell'acqua e poi letto. Alla prossima.